Buonasera. Scusate, c'è per caso in sala Fabio Fracchieri? Qualcuno conosce Fabio Fracchieri? Peccato, perché neanche io lo conosco. Però sono settimane che sono ossessionato da LinkedIn, che mi scrive di continuo: Fabio Fracchieri sta ancora aspettando una tua risposta. E allora approfitto dell'occasione per dire: caro Fabio Fracchieri, ovunque tu sia, datti pace e non aspettare più una mia risposta. Anche perché non so neanche che cazzo di domanda mi hai fatto. Oh, e già che ci sono, vorrei anche dire una cosa a Lorena Rampazzo. No, Lorena la conosco, è una mia amica su Facebook, non è che siamo amici intimi, ci conoscevamo ai tempi del liceo. Comunque, cara Lorena, amica mia, anche tu fattene una ragione. Io non voglio giocare a Candy Crush. Da quando le ho dato l'amicizia, non fa che invitarmi tutti i giorni ossessivamente a giocare a Candy Crush. È una specie di persecuzione, una specie di stalking. Io vorrei anche spiegarglielo, forse dovrei andare sotto casa sua tutte le sere, citofonare e urlare: giochi a burraco, giochi a burraco, giochi a burraco, giochi a burraco. Forse la capirebbe. O forse no. Magari mi direbbe: ma quale burraco? Vieni su che giochiamo a Candy Crush. Ma per forza, dicono quelli che si intendono, ti invita perché se tu accetti di giocare, lei guadagna una vita. Un'altra. Per sprecare anche questa ad allineare dolcetti in fila per tre. No, dai. Con questi giochi è diventato veramente un inferno, anche di notte. Hai una moglie, una fidanzata, un amante che ti dorme accanto? Bello, sei felice? Beh, non c'è niente di più bello. Beh, peccato che purtroppo negli ultimi tempi le sia presa una mania di questi giochini un po' country. Il mais da coltivare, i pomodori da raccogliere, gli animali, è una specie di malattia. Allora tu stai dormendo tranquillo, hai il sonno un po' leggero, però hai appena preso sonno, senti suonare il telefono, il suo telefono, una suoneria che non conosci, che all'improvviso fa: beh, 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 che cazzo, che succede? Allora lei nel sonno sfarfuglia: ci sogno da tosare le pecore. Si gira dall'altra parte e continua a dormire. Tu ormai sei sveglio e così ti tocca tosarle a te. Eh sì, che poi pensi: ma che, com'è organizzata sta fattoria? Io non l'ho capito. Ma quando mai le pecore convocano il pastore e gli dicono qual è il momento di tosare? Oh, ma dove sia? Che pecore, di che razza sono ste pecore? Una volta le pecore le contavi tu per addormentarti, adesso ti svegliano loro nel cuore della notte. Ma dove le fanno pascolare? A Ibiza! No, davvero, ti avrebbe dato meno fastidio che ti avesse svegliato Rossitta. No, non è una DJ Rossitta, è la gallina di Banderas, no? Mica stupido Banderas, quello sì che ha una fattoria ben organizzata. 3.000 ettari, una gallina sola. È così che si campa. Insomma, fra Fabio Fracchieri, Lorena Rampazzo, le pecore, che vita. Sarebbe da dire: è la vita ai tempi di Facebook. Mi piace o
o non mi piace più. Sì, perché ormai nel mondo di Facebook o mi piace o non mi piace più. Non ci sono sfumature, come i bambini. Piace, mi piace più. Che sono due categorie che non hanno senso, perché bisognerebbe avere un po' più di varianti. Mi piace, mi piace più. Cioè, ora, io capisco, tu metti una foto di un tuo amico, mi piace. Poi litighi con quell'amico, non mi piace più. Ma quando tu mi posti un link di una notizia tragica, io come faccio a dire mi piace? Catamarano con a bordo due italiani naufragato su un atollo sperduto. È una tragedia, come fai a dire mi piace? Questi scherzi, mi dispiace. Mi dispiace molto, poveretti. A meno che i due naufraghi non siano Fabio Fracchieri e Lorena Rampazzo. Perché allora mi piace un casino. Grazie. Gioele Vix.